Amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti e buonasera e buon venerdì, soprattutto il giorno più atteso della settimana per due motivi. Il primo è che inizia il weekend, il secondo è che ci troviamo, o meglio, live, tutti insieme per discutere che cosa ci combina questo pazzo Bitcoin, che cosa succede nel mondo delle cripto, insomma un po' le novità della settimana, le prospettive per eventuali posizioni, trade, analisi di mercato, insomma tutto ciò che concerne i grafici e i fondamentali, anche per esteso, delle nostre amate cripto. Vi ricordo che come sempre potete farmi domande, o meglio dovete farmi domande. Adesso aspetto che arriviate in un po', poi ve lo ripeterò, perché il bello di questi live è che interagiamo, ci scambiamo due parole, voi mi chiedete cose, io vi rispondo, ci prendiamo un po' in giro a vicenda e niente, e vediamo nel frattempo cosa vi interessa vedere, se vi interessa qualche altcoin, qualche opinione sul mercato, qualche cosa in particolare, basta che me lo chiediate. L'importante comunque è essere sempre gasati ai massimi, perché questa è la cosa fondamentale. Ho visto tra l'altro che state accumulando shitcoin a non finire, quindi continuate così. Vi ricordo che è ancora attivo il periodo di shitcoin bonanza, quindi ho moltiplicato il numero di shitcoin perché voglio fare un primo giveaway, insomma, prima di staccare per le ferie, perché io a fine mese poi andrò via per un paio di settimane e devo vedere se preparare un paio di video da giusto per farvi ricordare che esisto, oppure se scomparire completamente per 2 settimane, lo vedremo. In ogni caso, ben ritrovati a tutti, vedo che state arrivando, mi fa un sacchissimo piacere. E Bitcoin, che cosa ci sta combinando? Bitcoin sta andando alla grande. Adesso, se avete visto l'analisi di stamattina, sembra che abbia intenzione di attuare un po' di consolidamento prima di continuare a rialzo. L'importante è non spaventarsi, perché anche se dovesse adesso ritracciare un po', non ci sarebbe niente di male. Anzi, io lo preferirei come scenario, e tra poco comunque lo vediamo. Vediamo un po' tutte le possibilità, vediamo quali sono i livelli chiave di prezzo, vediamo anche qualche altcoin, cerchiamo di farci una panoramica complessiva e io vi condivido quelle che sono le mie posizioni. Magari ci vediamo anche il dump in diretta oggi, chi lo sa, che lo acclamiamo sempre il pump o il dump. Ovviamente preferiremmo il pump, però vedo che è qui dietro che sta attaccando un supporto in maniera abbastanza decisa. Insomma, la domanda non si sta ancora facendo sentire, quindi vediamo un po' che cosa ci combinerà. Magari ce lo fa proprio live. Poi andiamo a vedere, come vi dicevo, le altcoins che si sono comportate in maniera abbastanza folle ultimamente. Hanno fatto dei numeri incredibili, alcune di più, alcune di meno. E quindi, insomma, andiamo a vedere un po' i loro andamenti per capire se può valer la pena fare qualche trade anche lì, oppure se è meglio fare un passo indietro perché poi ci facciamo travolgere dalla loro volatilità. Allora, per chi ci starà guardando, quindi parlo agli spettatori del futuro da YouTube, vi ricordo che noi siamo sempre live al martedì e al venerdì su Twitch alle 18 circa, quindi mi raccomando, seguiteci la prossima volta. Se vi chiedete perché faccio domande e poi leggo risposte, perché ecco, in realtà questa è una diretta, un live, visto che ogni tanto qualcuno me lo chiede. Allora, cominciamo subito con le vostre domande, non perdiamoci troppo in chiacchiere. Ci siamo tutti, bella, gasato, sempre in prima linea. Questo è lo spirito giusto. Quinta live consecutiva, mamma mia, Filo, ti meriti un po' di shitcoin, dai. Adesso mi sento generoso in questi giorni, via, do shitcoin a pioggia proprio, te ne do 10, facciamo così addirittura, numeri a caso, shitcoin a pioggia per tutti e via. Buonasera, presente, ti ascolto dalla A4. Bravo, bravo, sai, smettila di flexare. Ciao Luca, ciao a tutti, eccomi, buonasera, oggi maglietta verde con collo a respinta. Verde, però ovviamente Bitcoin non mi deve seguire, non mi segue, almeno non sembra volermi seguire, speriamo, chi lo sa. Magari tiro fuori addirittura i miei occhiali verdi per l'occasione, sono lì, non so se li vedete. Se vedo che il dump si inizia a fare forte, metto gli occhiali anti-dump. Luca, un parere di Piaggio, lo so, è strano. Cosa vuoi analizzare? L'azione di Piaggio, per quale motivo? Qualcuno forse è stato punto da un'ape, non lo so, non lo so. Magari dopo, durante i grafici. Gasati, buonasera. Buonasera anche a te, Filippo, e ben ritrovato. Finalmente riesco a seguirti con continuità. Mi fa piacere. Sei in vacanza per caso? Mannaggia.
Ciao Luca, buonasera a tutti. Ciao Luca, sei un grande, vi ringrazio tutti. Primo live, grande, benvenuto a te allora e a tutti quelli che sono qui per la prima volta. Fatevi sentire perché vi voglio salutare uno a uno. Mi gasa, siete quelli che mi gasano di più, i nuovi arrivati. Vedere la community che cresce mi gasa veramente un sacco. Poi in questo periodo, insomma, è un periodo interessante, ecco, per Bitcoin, quindi mi piace vedere che l'interesse nei suoi confronti cresce. Dunque, dove ero rimasto? Mi sono perso qualcosa. Eccomi quinta live sul lettino in spiaggia. Beato te e basta. Maglia con scollatura provocante. Forte seduzione di Bitcoin nei confronti dei permabull. C'è da fidarsi? Non lo so, visto il grafico di oggi, non lo so. No, no, non te ne andare via, che sono perso senza di te. Chi è che se n'è andato? Ah, io? No, vabbè, ma se vado via per 2 settimane. Dai, un po' di pausa dai grafici, ci vogliono assolutamente. 50 shitcoin prima di andare in vacanza sarebbe un bel regalo. Guarda, convincimi, facciamo così, convincimi. Un grafico su piaggia, ridai. Ciao Luca, primissima live, grande Nico, benvenuto anche a te, un piacere. Prima live anche per me, grande Raffaele, un altro nuovo arrivato, grandissimi. Eccomi, buonasera, oggi su smartphone da App Mobile. Tra l'altro vi chiedo se sentite male, perché l'ultima volta c'erano un po' di problemi di audio e oggi ho, cioè oggi anche l'ultima volta in realtà, ho un po' alzato il volume, però non vorrei che poi diventasse fastidioso o si sentisse male. Ditemi se c'è qualcosa che non va, insomma, segnalatemelo. Ciao Luca, l'open interest per Bitcoin presente su SKU, account gratuito, visualizza solo i valori relativi a futures Bitcoin o anche su spot Bitcoin? In realtà l'open interest per definizione si riferisce soltanto ai futures perché il mercato spot non concepisce la definizione di open interest. L'open interest è proprio l'ammontare, il controvalore di posizioni aperte sui contratti futures, quindi per definizione appunto è riferito ai futures. Maggiore è l'open interest, maggiore è la quantità di futures aperti, quindi non ancora in take profit o stop loss, che sono in circolazione, e minore è questa e minore è appunto la quantità di contratti aperti. È un parametro estremamente significativo. Tra l'altro, ultimamente sto leggendo un po' di cose sui market maker che mi interessano per capire meglio il mercato. Insomma, sapete che ci sono due side, diciamo. Da un lato noi che acquistiamo e vendiamo cercando di capire un po' che cosa succede nel grafico e nel mercato, e dall'altra ci sono i market maker che possono essere i grandi capitali, gli exchange stessi, insomma, coloro che muovono un po' il mercato per definizione. In che modo? Beh, loro conoscono tutti i nostri ordini, i nostri stop loss e i nostri take profit, e di conseguenza hanno un grosso vantaggio, oltre ovviamente ad avere un grosso capitale. Loro sono quelli che fondamentalmente mettono la liquidità sugli order book e hanno interesse ovviamente ad aprire certi tipi di posizioni, a fare le accumulazioni, le distribuzioni a seconda del trend, e l'open interest è importante proprio per quello, perché bisogna cercare di seguire quello che fanno loro, nonostante ovviamente non sia al 100% giusto, perché neanche loro hanno la certezza di azzeccarci sempre. Però sicuramente hanno più probabilità di noi di azzeccarci, e quindi in sostanza loro puntano ad accumulare posizioni, ok? Quindi cresce l'open interest, aumentano i volumi a certi prezzi, e poi aprire, cioè spostare, quotare il mercato più in alto o più in basso a seconda che abbiano aperto posizioni long o short, una volta che sono soddisfatti appunto dell'ammontare di posizioni che hanno. E tra l'altro un'altra cosa curiosa che ho letto, che insomma all'inizio è un po' difficile da capire, però poi effettivamente cioè, penso che abbia molto senso, è che il mercato, il prezzo va contro la maggioranza delle posizioni, cioè se sono tutti long, il mercato tende a scendere proprio perché i market maker hanno interesse a far saltare gli stop dei long, e al contrario, se sono tutti short, il mercato tenderà di più a salire proprio perché i market maker ci guadagnano di più a far saltare gli stop loro. Quindi è un po' un discorso particolare e controintuitivo ai massimi, perché è veramente il contrario di quello che uno pensa, però aiuta a capire meglio, insomma, la logica del mercato. E niente, questo me l'hai fatto venire in mente parlando di open interest, magari approfondiremo. Buonasera amici cripto investitori, anche dal Trentino si segue la live, grande, mi raccomando, mangia anche per me, il cibo in Trentino è la cosa più bella del mondo, e non solo il cibo ovviamente. La DeFi, decentralizzato sta ceppa. Hai letto che il 95% dei token è detenuto? Sì, ho letto, ho letto. Praticamente
La notizia che sta condividendo il nostro amico Donct, che ci segue sempre, tra l'altro, quindi un saluto e un po' di shitcoin anche a te, riguarda la distribuzione dei governance token delle piattaforme DeFi, che oggi ho visto, l'ho letta anch'io questa notizia, sono estremamente centralizzati, ovvero adesso se ve la trovo ve la condivido anche a voi, aspettate, ce l'avevo su Telegram da qualche parte, allora, e praticamente la sostanza è che se andiamo a vedere i wallet che possiedono i token di governance delle piattaforme DeFi, quindi Compound piuttosto che Mstable, piuttosto che insomma tutte quelle altre, eccola, l'ho trovata nel frattempo. Vediamo se ve la riesco a condividere proprio qui. Tac. Praticamente addirittura Mstable, se non ricordo male, detiene il record, eccolo. Guardate qua questa immagine abbastanza significativa. Guardate, queste colonne fanno vedere quanto è detenuto di questi token di governance di piattaforme DeFi dai principali 5, principali 10, 50, 100 e 500 holder. E guardate, è pazzesco che già solo la top 5 per alcune piattaforme come Heathland, che è Aave in realtà, Compound, Yearn Finance, Mstable, pazzesco, il 97% è detenuto dai top 5 holder, quindi è estremamente centralizzata la governance. E comunque, cioè, guardate che è un po' una tendenza generale, ma non solo delle DeFi, è una tendenza generale poi di molte coin. Insomma, se si va a verificare quanto è holdato da pochi, una piccola percentuale holda sempre la stragrande maggioranza delle coin. E quindi, insomma, questo ci fa riflettere perché, ad esempio, molte di queste piattaforme permettono votazioni, modifiche e voti per queste modifiche ai token holder con un peso proporzionale alla quantità di token che detengono. E quindi la domanda che ci viene da fare è: ma alla fine andrà a finire che le useranno per i loro interessi oppure no? Chi lo può sapere? Sicuramente alcune sono più o meno centralizzate di altre. Guardando anche il numero di wallet che holdano queste coin, ad esempio Aave è molto distribuita, anche se comunque i top 5 ne detengono una grossa fetta, Kyber anche, Balancer anche, Maker anche, altre molto meno, con Mstable che detiene apparentemente il record di cioè centralizzazione di possesso di token. Interessante questa cosa, quindi giusto per rifletterci, ecco. Poi questo non vuol dire ovviamente niente di più di quello che dice il grafico, però fa riflettere per l'appunto, perché è possibile che poi ci sia una sorta di manipolazione su queste piattaforme qua. Allora, volevo tornare alle vostre domande, eccoci qua. Prima live con un bel mojito in mano, viva le ferie, beato te, te lo ripeto, beato te. Finalmente riesco a vedere la mia prima diretta. Ho una domanda da farti, allora innanzitutto benvenuto. Cosa utilizzi per tenerti informato sulle novità che possono influenzare il mondo cripto? Cioè avvenimenti al di fuori delle criptovalute che possono influenzare il valore di una o più di esse? Allora, guarda, ti dico la verità, io sono uno di quelli che crede poco all'influenza delle notizie nell'immediato, ovviamente, sul prezzo delle cripto. Chiaramente notizie come l'integrazione, l'accettazione, lo spreading, insomma, della tecnologia cripto influenzano poi sul lungo termine, questo è assolutamente certo. Io ti dico, le fonti che preferisco per informarmi sono innanzitutto i social ufficiali dei vari canali, quindi degli exchange, dei CEO degli exchange, piuttosto che delle persone più influenti, che non vuol dire, ma lo scillatore di qua o l'oscillatore di là, ma vuol dire le persone che giocano un ruolo chiave o a livello magari addirittura politico, come che ne so, i ministri delle finanze, della tecnologia, in America anche, oppure persone esposte in tale senso, quindi che possono avere un effetto quindi sull'integrazione delle criptovalute a livello statale, a livello nazionale e anche oltre.
Poi chiaramente i profili dei CEO, vi dicevo, delle varie piattaforme, perché loro comunque portano avanti le notizie inerenti in primis ovviamente alle piattaforme, quindi CZ per Binance ad esempio, Novogratz, Winklevoss, tutte quelle persone che hanno exchange, hanno piattaforme, e poi condividono notizie magari sull'adozione delle cripto, magari a livello bancario, molti sono intrallazzati un po' con banche o enti, istituti finanziari vari, e quindi può essere assolutamente interessante. E poi scendendo un po' in qualità ci sono i subreddit, se vogliamo, di Bitcoin e delle criptovalute, cioè di cryptocurrencies e Bitcoin, che però sono un po' pieni di shilling e quindi mi piacciono un po' meno, cioè ci sono un po' di fake news, un po' di c'è un po' di brigatismo, se vogliamo chiamarlo così, perché alla fine appunto quelli, cioè, molta sponsorizzazione, molta pubblicità, e la qualità di conseguenza cala un po'. Quindi quello forse è un po' evitabile. Lo stesso vale per molte testate giornalistiche, tra virgolette, che sono piene di annunci, quindi piene di articoli sponsorizzati, spesso sono di parte e quindi sono poco obiettivi. Ultimamente io tendo a consigliare molto il blog, il sito degli amici di Crypto Rivista, che è quello di cui vi ho fatto vedere poco fa la notizia e di cui lascio anche il link in descrizione. Ci collaboro insieme, facciamo un sacco di cose carine, loro come informazione secondo me in Italia sono al top, ma non lo dico perché ci collaboro, ma perché lo penso, osservate da soli, insomma, tanto in Italia ce ne sono pochi di siti di informazione, fatevi una vostra idea, e quello è. Andiamo avanti. Ah, e poi ecco, internazionale invece mi piace molto un blog che si chiama The Block Crypto, mi pare, una roba del genere. È l'unico che non è pieno di pubblicità e di shilling, ma condivide articoli interessanti, a volte addirittura degli insights. Andiamo avanti. Nexo ha dumpato dopo il rilascio dei dividendi. Possibilità di acquisto? Pareri sul dividendo rilasciato? Allora, ho visto anche che molti sono stati un po' delusi dal dividendo rilasciato da Nexo, perché si aspettavano qualcosa in più. Allora, io non ho ben presenti i dati del passato, però questo dividendo era annuale, i dividendi scorsi erano relativi, mi pare, a 8 mesi. Quindi la crescita che c'è stata ovviamente va rapportata a tutto, cioè al periodo stesso. Dovrei analizzare meglio i dati per capirlo, dovrebbero essere una percentuale del profitto della piattaforma Nexo, i dividendi, che è cresciuta di quasi il 500% come volumi. Ci sono alcune fonti che poi mostrano anche il grafico della quantità di prestiti rilasciati, di volumi mossi, eccetera eccetera. E molti però di questi dividendi erano riservati ai cosiddetti loyal holders, quindi a coloro che holdavano i token Nexo da tanto tanto tempo. Allora, io dico la mia opinione personale sul token Nexo. Allora, io da utilizzatore della piattaforma non holdo il token. Per quale motivo? Perché è ancora troppo volatile per i miei gusti. C'è molta influenza, molto pump and dump, tra virgolette, proprio intorno a questa logica del dividendo, e soprattutto c'è tanta speculazione nell'intorno delle date del dividendo che rende il prezzo veramente difficile. Adesso secondo me è ancora abbastanza alto, tra l'altro, per fare una logica di accumulazione. Io mi ricordo che avevo dato come fair price, tra virgolette, mi pare tra i 10 e i 12 centesimi di dollaro. Adesso poi magari guardiamo il grafico, però io personalmente non lo accumulerei adesso, non investirei nel token Nexo vista questa forte volatilità, e holdare un token solo per il dividendo non mi piace molto come idea, proprio perché ci si assume un grossissimo rischio di volatilità, essendo un altcoin a tutti gli effetti, con liquidità tutto sommato non troppo alta, e a fronte del dividendo davvero io, per quanto mi riguarda, non ne vale la pena. Allora, prima live per me, ciao, benvenuto anche a te. Ciao Luca, ci fai un aggiornamento su Bitmonth? Allora, io ultimamente non ho più seguito tanto, a dir la verità. Mi era arrivata la mail che hanno rilasciato, mi pare, il loyalty program. Io ne avevo venduti un paio un po' di tempo fa e tra l'altro ero molto contento, forse ve l'ho già raccontato. Ne avevo venduti un paio facendo qualcosa come 50 per rispetto al prezzo di acquisto. Mi viene da ridere perché, cioè, lì per lì io
mio, quando ho comprato i Bitmons, ho detto, ma sì, proviamo, è un gioco, facciamoci due risate, mi sembrava un'idea carina, ci avevo fatto anche un video per condividerla con voi, ma ho detto, cioè, sicuramente, magari finisce nel niente, magari chissà che cosa, e poi, niente, ho aspettato un po', ho detto, li tengo lì, che senso ha venderli subito per comprarli a 10 euro e guadagnarne 30, chi se ne frega, e alla fine ne ho venduti un paio attraverso dei gruppi Facebook, che vi consiglio se voi avete qualche Bitmond, ok? Purtroppo bisogna sbattersi un po' per venderli, perché non è che c'è un exchange dove li compri e li vendi, ti devi sbattere un po', entrare magari nei gruppi Facebook, entrare nei gruppi Telegram, dire io ho questo, questo, quest'altro, interessarsi un po', e alla fine un acquirente, se si ha comunque un Bitmond carino un po' datato, diciamo, come avevo io, lo si vende, insomma, quindi io sono abbastanza soddisfatto. Però ti dico la verità, non ho più seguito gli sviluppi, magari faremo un aggiornamento in futuro, se vi dovesse interessare. Ciao, cosa ne pensi della cifra che Nexo distribuirà come dividendo? Caspita, tutti sul pezzo con Nexo, siete interessati, ma voi usate Nexo, investite nel token Nexo? Adesso facciamo un bel sondaggio a tal proposito, perché mi avete incuriosito, visto che in tanti mi chiedete di Nexo. Allora, io ve l'ho detto, personalmente non investo in un token per i dividendi che dà, nonostante appunto è una piattaforma che stimo, cioè interessante, mi piace tutto quanto, però ve l'ho detto, addossarmi un rischio del genere per il dividendo non mi piace molto come idea. E adesso sono curioso di sapere se lo fate voi, quindi facciamo un bel sondaggiozzo. Chiudo qua un attimo, e invece appunto la utilizzo come sempre. Alla fine non ho neanche fatto il video sugli investimenti di agosto, perché sarebbe noiosissimo, cioè sono praticamente uguali a quelli di luglio. Non so se vi ricordate la mia asset allocation di luglio, che praticamente avevo la mia parte in Ethereum, che è il 15%, il Bitcoin, i miei 500 BNB, e poi tutto il resto, cioè la fettina speculativa e la distribuzione DeFi, CeFi, eccetera eccetera. Non è cambiato in sostanza niente, se non che ho ribilanciato un po'. Ovviamente Ethereum mi era passato dal 15% a quasi il 20%, visto che è cresciuto parecchio, e allora ne ho venduti un po'. Per Bitcoin, anche Bitcoin era cresciuto molto, infatti ho venduto una fetta cripto per spostarla poi in liquidità, in attesa poi di metterla nell'altra parte del mio portafoglio, per tenere un po' tutto bilanciato, insomma. Il discorso era un po' questo. Allora, investite / investireste in Nexo per i dividendi? Sì? No? Uso Nexo, ma non mi interessa il token, non ci sta. Allora, solo piattaforma. Facciamo così. Inizia sondaggio. Ditemi un po' la vostra. Allora, nel frattempo andiamo avanti con le domandozze. Allora, ma io sono l'unico stronzo che segue dalla macchina, dai miei genitori, da casa, sul plasma, dall'ufficio fino alle 19.39 e non mi copri di shitcoin. Guarda, mi spiace, ti capisco, condivido la tua sofferenza, perché io quando vengo a fare i live sono praticamente appena uscito dall'ufficio, e quindi te le meriti un po' di shitcoin, dai, te ne do una cinquantina a te, facciamo così. Sto dando shitcoin veramente a nastro, a pioggia. Adesso, tra l'altro, volevo rifare anche il giveaway su quello con la Power Hour, solo che è una questione di tempo, mi porta via talmente tanto tempo che non l'ho più fatto per quello. Cioè, ok, ma Polkadot non è troppo alto come prezzo? Tra un po' prende Ether. Allora, guarda, Polkadot sinceramente non lo seguo come prezzo ancora. Per quale motivo? Perché, come ho accennato ieri nel video, che tra l'altro vi è piaciuto molto, la cosa mi gasa veramente tanto, in sostanza i token sono ancora bloccati, i token DOT, perché verranno sbloccati, quindi la possibilità di muoverli da un wallet all'altro, esattamente quello, verrà sbloccata più avanti, una volta che saranno stati fatti dei test, cioè non manca molto, perché la mainnet è live, cioè Polkadot è live, solo che aspettano ancora un attimino a sbloccarli, in sostanza è quello il discorso. Alcuni exchange hanno una quota di token e li mettono in vendita al loro interno, però non puoi poi spostarli da lì, cioè tu ce li hai sull'exchange, però chiaramente non si possono spostare da un wallet all'altro, e questo è un po' il motivo per cui il mercato è ancora molto poco liquido, lo storico è basso, quindi secondo me andare a fare delle operazioni adesso su Polkadot o sui futures, perché su FTX ci sono già i futures,
Non lo farei, sinceramente, perché è un prezzo che è estremamente falsato, secondo me, dal fatto che la liquidità è molto molto bassa. Allora, la domanda, qua leggo uno degli ultimi commenti perché si lega alla domanda di prima, se ritenevi che l'ammontare del dividendo era sufficiente per ritenere Nexo come impresa in salute. Guarda, ti dico, purtroppo hanno fatto un grosso errore, secondo me. È una critica che faccio a quelli di Nexo e che spero andranno poi ad avere un po' più di trasparenza in questi termini, è appunto la scarsa trasparenza. Una cosa che non mi è piaciuta e che spero che facciano è di mostrare più dati sul loro bilancio, sui loro ricavi, i loro utili e appunto un po' di dati sul bilancio, non solo il dividendo così senza dire niente e facendo solo ipotizzare ai clienti. Ecco, a me piacerebbe vedere qualche dato in più, giusto perché mi darebbe più fiducia in quanto investitore e utilizzatore della piattaforma. Quindi se si considera banalmente la cifra del dividendo e la si moltiplica per 3, qualcosa, il ricavo è cresciuto del più o meno del 100%, mi pare, quindi è una crescita discretamente interessante. Tuttavia, ripeto, vorrei vedere un po' di conti finanziari in tasca a Nexo, proprio per capire la salute della piattaforma stessa, insomma il debito che hanno, la liquidità, gli asset. Mi piacerebbe un po' quello e spero che prima o poi andranno a farlo, proprio come se uno dovesse investire, acquistare un'azione di quell'azienda lì. Ecco, quello per me è il token Nexo, allora sì che sarei potenzialmente interessato a comprarlo. Seconda live di ritorno da Lecce ad Arezzo. Mamma mia, te la sei goduta a Lecce, di la verità. Amma frizia tutte cus. Ecco, un altro leccese abbiamo. Si sente bene, ottimo. Seconda live, mi puoi spiegare come funziona la supply di Ether e Link in sintesi? Allora, la supply in che senso? Cioè come viene diluita nel tempo? Ma in sostanza Ether è un proof of work e ogni blocco vengono minati. Adesso non ricordo quanti Ether, dopo mi pare che fossero 3, adesso non vorrei dire una castroneria, che c'è un blocco ogni 10 secondi e ogni blocco vengono erogati ai validatori degli Ether. Per Chainlink, sai che devo ammettere una mia falla gigantesca, un'ignoranza gigantesca, non so bene come funzioni, non mi pare, cioè anzi sono abbastanza certo che non è proof of work, mi pare ci siano dei nodi validatori e ci sia una sorta di staking, una specie di proof of stake, però non sono informatissimo su questo. Però ti basti capire che, per essere semplice, la supply cresce nel tempo proporzionalmente al numero di nuovi blocchi che vengono creati, proprio perché c'è questo incentivo a partecipare alla sicurezza della rete, a creare nuovi blocchi, a validare le transazioni e a far sì che la blockchain si comporti bene, tutti gli attori nella blockchain si comportino bene, e chi lo fa, chi partecipa, viene premiato appunto con le coin che vengono create. Questo è l'aumento della supply. Investireste in Nexo? La maggioranza dice no, è terminato il sondaggio, 7 di voi hanno detto sì e 16 solo piattaforme. Io faccio parte dei solo piattaforma. Mi ha fatto piacere che abbiate risposto e mi abbiate chiarito questo piccolo dubbio. Ti vorrei chiedere, quest'anno in spiaggia non faremo castelli di sabbia ma candelozzi di Bitcoin. Sabbia verde ci vuole, allora, o rossa, non lo so, speriamo verde. Ciao a tutti, live dalla vacanza e via, tutti in vacanza qua, tranne me, che faccio due lavori, vado a lavorare, torno a casa e lavoro ancora. Quest'anno in spiaggia, l'ho già letta, ti vorrei chiedere un consiglio. Dovrei comprare il primo hardware wallet, mi consigli di aspettare le opinioni del nuovo Engrave Zero o andare sul sicuro con il Ledger Nano X? Grazie. Allora, guarda, sul Ledger, a tal proposito, hanno scoperto da poco, in realtà no, perché era da un po' che si sapeva, hanno sanato da poco un'altra vulnerabilità che permetteva di firmare le transazioni, ad esempio, di Bitcoin con l'applicazione di Litecoin. E simili, insomma, diciamo chain simili, permettevano di firmare transazioni su altre chain. Guarda, io ti dico, secondo me di hardware wallet perfetti non ne esistono, cioè si può andare a speculare su quale sia più o meno sicuro, ma io quello che preferisco vedere è dove si sviluppa di più, quindi dove
c'è più notizia, fa più notizia, perché se il Ledger è il più utilizzato, no? Se si scopre una vulnerabilità, sicuramente loro sono interessati a sanarla il prima possibile. E quindi io paradossalmente mi fido di più di un wallet di questo tipo, dove c'è molto sviluppo e molto interesse a sanare le vulnerabilità, piuttosto che di uno magari meno conosciuto, dove le vulnerabilità vengono sanate in più tempo, perché hanno meno persone, pagano meno persone che lavorano nello sviluppo, perché hanno meno utile. Insomma, è un po' un discorso di questo tipo. Io tendo a recensirli un po' tutti, ve ne ho proposti vari di hardware wallet, e quello che faccio io personalmente è suddividere le mie coin in più hardware wallet, proprio per diversificare i rischi. Io parto dal presupposto che la sicurezza al 100% non esiste, c'è al 99,9999, e ovviamente tra l'altro anche oggi, anche in questi giorni, parliamo molto di sicurezza con gli amici della community, proprio perché anche io non sono uno sviluppatore, non me ne intendo, no, di tecnicismi sugli hardware wallet, su come funzionano. Magari qualcuno nella community sì, e quindi ho chiesto: ma secondo voi qual è il più sicuro? E c'è stato un po' un dibattito se il caro vecchio paper wallet è il più sicuro, se gli hardware wallet sono i più sicuri, se sì quale. E quindi è stato interessante anche quello, no? Ci sono dei pro e dei contro di ognuno di essi. La mia personale visione è che utilizzo hardware wallet, ve l'ho detto, dividendo le mie somme e tenendoli nascosti, tenendoli al sicuro come se fossero dei seed. E poi chiaramente i loro seed, adesso non vi dico neanche come li gestisco, perché dire come si fa è come rivelarne una parte, secondo me, però ovviamente c'ho un po' di paranoia anche su quelli. In ogni caso, cerco di averne di più marche. A tal proposito, guardate che cosa c'è qui, giusto capita fagiolo, il Kobo Vault, che mi è arrivato ieri e ve lo recensirò nei prossimi giorni. E questo diventa il, mi pare, quinto, perché ho il Ledger, Nano X, il Trezor, il SafePal, non so come si pronuncia, il Kobo e basta, mi pare, no? Quindi è il quarto, niente. Beh, comunque, appunto, io divido un po' i miei holding in diversi hardware wallet per andare a diversificare, a minimizzare i rischi. Allora, ciao a tutti, grande Cisco, ben ritrovato anche a te. Ciao Luca, io purtroppo ho la fissazione dei gap nelle entries che hai individuato. Non pensi che lo stop loss possa essere intercettato da una scam week proprio per andare a chiudere quel gap? Effettivamente io ho piazzato la mia entry long proprio a 9.008 con stop in zona 9.000. Se non mi filla l'ordine, pazienza. Ma visto lo storico dei gap, no, penso non sia una cosa folle. Guarda, sto discorso dei gap a me... non lo so, mi lascia sempre un retrogusto amaro, perché non riesco a capire se davvero c'è una logica oppure no. Io tendenzialmente dico di no, però effettivamente, come dici tu, spesso accade. E il gap in questo caso, scusa, adesso vado a prendere il grafico del CME, eccolo. Effettivamente dov'è il gappozzo? Questo qua, no, più in giù. Ah, questo, ok, 9.008, che è molto più in basso. Allora, il discorso è sì, ci può stare come ragionamento, però capisci che è molto, ma molto più in basso, ok? Quindi la posizione che avevo immaginato io, che si riferisce in sostanza a questa price action, questa regione della price action, questo range, è circoscritta qui, ok? È una posizione speculativa. Chiaramente, se invece diventa una posizione più accumulativa, allora si va a riprendere questi entry su ritracciamento con lo stop loss che avevamo identificato qua sotto, ma ne parliamo tra poco, tra un paio di minuti, quando andiamo a fare l'analisi del grafico, proprio perché, insomma, effettivamente a seconda del time frame con cui uno opera, se opera intraday, se opera speculativamente, se opera accumulativamente, cambia chiaramente la prospettiva e la visione. Questo è giusto, hai detto una cosa estremamente giusta a riguardo. Ciao, questo discorso dei market maker è interessante, da dove prendi spunto? Guarda, ti dico la verità, mi è venuto lo spunto da, ti condivido anche se lo trovo, scusa, da un articolo che ho letto, aspetta che te lo condivido, che non ce l'ho neanche salvato nei preferiti, eccolo qua, l'ho trovato. E poi ho approfondito, guarda, eccolo qua,
Ok, guarda, condivido il link qua sulla chat di Twitch e c'è un PDF che si può scaricare in maniera gratuita e c'è dentro un po' di basi di questa cosa qua. Quindi è un ebook gratuito, non è un corso, né niente, non è un funnel per comprare un corso né robe del genere, ma è semplicemente un ebook super basilare, non immaginatevi miracoli leggendo questo, però stuzzica un po'. Poi ho cercato, ho trovato altri documenti, altre cose, magari metto insieme un po' di cose e ve le condivido in futuro, una volta che avrò un po' tutto meglio sotto mano. Dunque, viva il Trentino, sono di parte, guarda, viva il Trentino lo dico anch'io perché tutte le volte che ci vado godo tantissimo. Se è così non è più DeFi, oligarchia nella DeFi, sì, effettivamente è un po', spaventa un po', spaventa un po'. Polkadot con 10 milioni di token a un prezzo di 200 dollari ha una capitalizzazione di mercato attorno ai 2 miliardi in questa situazione, intorno alla capitalizzazione di Tezos. Guarda, l'unica cosa è che i 10 milioni di token sono la max supply, non la supply attualmente circolante. Sulla supply attualmente circolante, secondo me c'è una riduzione. Adesso non saprei dirti esattamente quando, anche perché secondo me il dato non è nemmeno pubblico, a dirti la verità. Su CoinMarketCap mi pare che non ci sia nemmeno, andiamo a verificare insieme, però mi ricordo che i 10 milioni era la total supply per l'appunto. DOT, eccolo. Ecco, total supply 10 milioni, circulating supply ancora unknown, non si sa ancora e quindi niente, non c'è ancora il dato. Quindi la market cap, anche quella è ancora sconosciuta, insomma. Dunque, torniamo a noi che tra poco andiamo a vedere i graficozzi, anche perché anche oggi devo scappare abbastanza in fretta. Ma non è che i primi 5 holder sono exchange? Bella domanda, sì, è probabile, però anche quello non è certo una bella cosa, perché comunque gli exchange, beh, ad esempio, ti dico semplicemente, guarda il compound, ok? Tra i principali voter c'è FTX, c'è Alameda Research. C'è Polychain Capital, che è un hedge fund, un venture capital, un fondo di investimento che è dietro lasciatemi dire, 70% dei progetti crypto grossi. Poi ci sono altri appunto capitali di quel tipo lì, quindi insomma non è il massimo, dai, non è DeFi come dovrebbe essere De. Prima live, o almeno prima su Twitch, grande. Tu magari eri sul tubo quando ancora non me le bannava il tubo. Maglietta super verde, ottimo, vai in bull market. Ciao Luca, com'è andata con Serum? Non ho partecipato alla IO, eh. Io non partecipo alle IO per scelta, però un progetto che va seguito, punto. Seguite il progetto Serum, ve lo sto dicendo, mi raccomando, non dormite su Serum, ma non vuol dire compratelo, vuol dire solo imparatelo, perché vale la pena seguirlo. Ci sono i migliori player della situazione e quindi vedere quello che fanno è imparare. Non vuol dire, ve l'ho detto, comprate il token, io non credo che lo comprerò né ora né tra 3 mesi, perché è una cosa così nuova, io per principio non ci investo ancora, però la seguirò assolutamente e semmai, se vedo che poi inizia a costruire cose, ad assumere una porzione di mercato significativa, ma il loro exchange, non il token, allora magari ci rifletterò. Dove siamo? Eccoci qua, spettacolo, Next Celsius, ma solo per Earn, anch'io faccio così e ci aggiungo anche BlockFi. Allora, ragazzi, che dire? Io andrei a. Hai visto la nuova tokenomics di Elrond? Volevo un tuo parere perché mi sembra una cavolata. Non l'ho ancora vista, però mi ricordo che l'ultimo live mi hai detto che non ti piaceva e che ti aspettavi un dump. Quindi in realtà non ho approfondito, non ho avuto molto tempo, ma lo farò assolutamente. Allora, Erdgold, c'è cioè, tra l'altro, no, aiuto, aiuto. Allora, andiamo a vedere un po' di grafici, ragazzi, sul pezzo con i grafici, partendo da Bitcoin, chiaramente. Allora, io qua ho aperto le 4 ore perché al momento la price action si muove in range. Se andiamo a vedere il giornaliero, ce ne rendiamo subito conto. Allora, abbiamo un range low identificato. Cosa è successo? Identificato da 11.000 e dintorni, cluster intermedio questo che nasce da qua, e abbiamo un range high dato dalla chiusura giornaliera top, quindi 11.825.
dollaro più dollaro meno. La chiusura daily del massimo, tac, nasce da qui. Poi ovviamente abbiamo il pool di liquidità del massimo a 12.100 e qualcosa, che è il top assoluto. Però come resistenza è significativa anche questa. Nel mentre la price action si evolve qua dentro e sono nate, se si va a vedere sull'intraday, chiaramente range sul daily, operatività sull'intraday, consapevoli che la struttura è ranging sul daily. Quindi scendiamo di un gradino, di uno step, zoomiamo un po' e andiamo a vedere sull'intraday come evolve la cosa, quindi com'è la price action, la dinamica, per capire, per darci spunti di operatività. Allora abbiamo di nuovo 11k che è il nostro range low e effettivamente è diventato un pool di domanda per il momento, perché se andiamo a vedere abbiamo un primo attacco fortissimo dato da questo dump che è arrivato fino a 10.500, però con una shadow che è praticamente grossa come il body e poi è rientrato immediatamente nel range. Follow up il giorno dopo, ostacolato dalla domanda 11k, lo stesso vale per i giorni a seguire, e poi abbiamo avuto un po' di sbilancio in favore della domanda. La domanda ha toccato gli 11.500 e poi ha flesso di nuovo verso il range low, formando una prima resistenza intraday, una resistenza di importanza non molto rilevante, relativa appunto soltanto all'intraday, ma che vale la pena tenere in considerazione. Dopodiché abbiamo avuto di nuovo attacchi di domanda che ad ogni pesca, ad ogni come dire, tocco, ad ogni sfioro del pool di domanda sugli 11k e dintorni ha respinto, e quindi questo rimane per l'appunto un pool di domanda, non è ancora stato violato. E al momento abbiamo avuto anche un recupero della resistenza 11.500 e un attacco a range high. Quindi al momento lo scenario ranging permane, con in mezzo due livelli chiave che sono nati, anzi tre facciamo. Uno è questo cluster intermedio, che però è forse il meno significativo perché non si è dimostrato molto valido al momento, è estremamente vicino al range high, quindi si può ritenere magari un trigger, cioè per farci capire l'intenzione del prezzo all'interno del range, ovvero se adesso le candele di 4 ore le iniziamo a chiudere qua sotto, possiamo dire che è iniziata una piccola fase ribassista all'interno del range. Al contrario, se la domanda aggredisce di nuovo e riporta qua sopra, allora significa che non siamo ancora in quella fase lì, ok? Questo è l'unico scopo che per me ha quel clusterino di prezzo. Poi invece abbiamo a scendere il nostro 11.450, quindi questo che nasce da questo swing high, e questo è il primo supporto effettivamente interessante, perché in caso appunto di nuova fase ribassista all'interno del range, quindi parliamo sempre di un movimento inquadrato qui dentro, ovviamente la struttura macro è bullish, questo non ci piove, anche se dovessimo ritoccare il range low rimaniamo bullish di nuovo. E quindi dicevo che per l'operatività intra range, quindi intraday anche, questo 11.450 è il primo supporto interessante per un possibile entry speculativo. Qual è il secondo? 11.200. Per quale motivo? Guardate, allora in sostanza abbiamo avuto un mini range qua all'interno di 11.200 appunto e 10.009, questo range compatto, e poi c'è stato il breakout, la formazione del range macro e poi il palleggiamento di nuovo tra i due estremi del range macro. Però questo range micro, chiamiamolo, che è da dove nasce anche il cluster intermedio che fa da pool di domanda, è sicuramente significativo, quindi il suo top 11.200 per me è un altro livello chiave. Poi a scendere abbiamo semplicemente il nostro 11.000, che è anche, tra l'altro vedete c'è uno spike di volume qua, ma è un pool di domanda, un pool di liquidità in domanda, quindi questi sono i livelli chiave. In sostanza, se dovessi andare ad aprire una posizione speculativa dentro al range, avrei come preferenza di andare long vista la struttura macro che è bullish, dove distribuzione tra qua e qua forse inizialmente, con lo stop loss qua sotto, ok? Questo per quale motivo? Allora, è una posizione abbastanza aggressiva perché anticipa, tende ad anticipare, come tutte quelle posizioni basate su limit order, abbastanza aggressive sono, però in questo modo, qualora la formazione laterale di range non fosse orizzontale ma fosse triangolare, cosa vuol dire? Vuol dire che
potremmo avere una roba di questo tipo, quindi una cosa così, per dire, allora riuscirei a entrare lo stesso, minimizzerei un po' il rischio miss. E se invece dovessimo avere una cosa laterale, una formazione laterale che va fin qua giù, ovviamente, cioè, entro, ok, non è il prezzo ottimale, però poi, nel caso in cui la mia ipotesi di accumulazione sia verificata, in ogni caso la posizione regge. Lo stop loss è qua sotto, con uscita completa dal range, significa, quindi sicuramente il suo senso ce l'ha. Chiaramente, in base poi ai gusti, si può anche aggiungere, se vediamo che scende di più, un terzo entry. Però attenzione, non esageriamo il rischio per voler mettere un entry in più. Se abbiamo pianificato un certo rischio, allora pianifichiamolo o con due entry se vogliamo farne due, o con tre se vogliamo farne tre in caso di discesa ulteriore. Al limite aprirò una posizione più piccola. Una cosa secondo me da non fare mai è dire che ne so, io rischio R entrando qui dentro con lo stop loss qua sotto, e poi se scende, ma sì, entro ancora un po', poi va a finire che si esagera il rischio e si esce dai propri canoni di risk management, che è una cosa che a me personalmente non piace molto. Quindi gli scenari sono questi: attualmente ci troviamo in range, lo scenario bullish chiaramente è chiudere il giornaliero qua sopra, e in tal caso si riaprono eventuali setup long sul ritracciamento, che potrebbe significare questa zona. Quindi se iniziamo a chiudere candele qua sopra, il ritracciamento qui regge, con stop loss addirittura ancora più vicino, perché una posizione speculativa così, se io assorbo il breakout e rientro nel range, allora lo stop loss a metà range più o meno ci può stare, e lo stringo. Posizione, ripeto, speculativa, non accumulativa. Facciamo sempre questa distinzione, perché speculativa è il trade con il suo take profit, il suo stop loss, basato su un setup molto rapido, molto istantaneo, non sul lungo termine o chissà che cosa. Mentre quella cumulativa è più sul lungo termine, quindi magari aspetto il ritracciamento, aspetto condizioni più favorevoli, e ho lo stop loss più largo, tutte logiche di questo tipo. Questo quindi è il discorso sul bullish case. Il bearish case invece quale sarebbe? Vabbè, innanzitutto la perdita di questo range. Fin tanto che siamo all'interno del range, non c'è nessun tipo di bias bearish. Qualora lo dovessimo perdere, potremmo avere un piccolo bias bearish, ma attenzione soltanto sul brevissimo, sull'intraday, perché sul giornaliero e oltre, sul macro, chiaramente il bias rimane sempre bullish, anche se dovessi perdere questo range. In tal caso, quindi in caso di perdita di questo range, si ripropone un setup che invece è più accumulativo, molto più accumulativo, ovvero un entry in queste due aree, e magari si possono estendere, come diceva il nostro amico prima, anche al gap. 9.008 era più o meno, e lo stop loss personalmente lo metterei sotto questo clusterino intermedio che sta a 9.006. È uno stop largo, come ben vedete, però è un setup, ripeto, più accumulativo e meno aggressivo e speculativo. Le ragioni quali sono? Vabbè, le ragioni di questi entry sono che si trovano comunque nella zona del vecchio range high, che intendo questa struttura qua, che è una struttura che è diventata veramente importante, e il vecchio range high, e inoltre lo stop loss è qua sotto perché vedete che da qua origina il movimento di breakout, quindi perdere questo livello significa perdere, assorbire completamente tutto il movimento di breakout, e questo non mi piace affatto. Questa è la mia visione su Bitcoin, super super easy. Andiamo avanti con le altre mie posizioni e poi commentiamo qualche altcoin a vostra scelta. Allora, in primis Ether, direi, visto che è un evergreen. Allora, Ether, io sono sempre long, come sapete, ho spostato lo stop loss qua, quindi che non è stop loss, è uno stop profit, però è qua, insomma, perché se andiamo a perdere questa struttura, chiaramente, cioè andando a chiudere magari delle candele qua sotto, vedete che è un segno non bellissimo, ok? Quindi
preferisco uscire dal long speculativo. Questo non toglie nulla ai miei holding in Ether, spero che sia chiaro questo, ok? Il mio portafoglio è il 15% in Ether e quello rimane. Ovviamente in quel 15% è previsto una parte di hedging qualora il macro diventasse ribassista, però sullo speculativo quella parte lì non conta nulla, ok? Quindi non è che se chiudo il long speculativo tolgo una parte di Ether dal mio portafoglio, no, sono due cose completamente diverse. E il discorso quindi è questo, cioè abbiamo questo livello come livello chiave che diventa a sua volta un livello chiave anche per chi sta cercando eventualmente un entry. Ok, è molto lontano e può essere difficile, quindi potremmo avere un livello intermedio a 0,0318, questo top locale. È un po' da textbook come livello perché è veramente un, cioè sarebbe un flip da manuale, ma spesso Ether li fa e quindi non mi stupirebbe nemmeno un po'. Poi vedete che anche in passato questo livello ha avuto la sua rilevanza e quindi perché non considerarlo? Quindi che dire, guardate, cioè Ether se lo esaminiamo è tutto un break retest, break lateralizzazione, break retest, cioè scusate magari non mi avete seguito, dicevo break retest, break lateralizza con un range, con qualche spike che va a pescare liquidità, niente di più normale. Altro break, retest, flip, che compare domanda e fly a tutti gli effetti. Poi su questo vecchio top va a fare un altro retest e riparte, quindi insomma vedete che, lo dico spesso, il trend Ether Bitcoin è discretamente semplice da seguire secondo me, con un'analisi tecnica che è veramente da scuola elementare, perché non ho applicato nessun principio astruso, soltanto i flip, supporto, resistenza, un po' di analisi macro, un po' di struttura e basta. Questa è la mia visione su Ether, quindi perdita del bias qua sotto e livelli chiave per possibile ingresso 1 e 1, 2 e basta. Quindi questa è un po' la mia visione, io rimango long e sposto poi lo stop di volta in volta quando si fanno dei nuovi high. Andiamo avanti con BNB, che è quella che mi sta facendo forse un po' penare di più, ma in realtà non mi sta neanche dispiacendo perché il setup è comunque rispettato. Allora, TAC, vedete, breakout retest, questo è stato un po' il setup di entry su quest'area. Lo stop loss ce l'ho sotto i minimi, larghissimo, e basta, e punto più o meno ad arrivare. Allora, innanzitutto qua, che è il primo clusterino di resistenza, poi qua, poi c'è il range high e poi si continua. In ogni caso è una posizione abbastanza trend follower. Queste, quelle sono le prime resistenze, ma BNB insomma è una coin che mi dà discreta sicurezza quando si parla di tenerla anche per un periodo più lungo. Qualora dovesse rompere questa struttura, che al momento sta un po' ingabbiando BNB, sicuramente ci sarebbe una spinta ulteriore, quindi potrebbe essere un altro setup d'ingresso. Altrimenti questa rimane comunque una zona valida anche per chi non è ancora entrato, sinceramente. Se non fossi ancora entrato, rifletterei su un possibile entry su quest'area, con stop loss se vogliamo addirittura sotto a questo picco, però non cambia molto tra metterla qua o metterla qua, vabbè, insomma un po' sì, ma neanche troppo. Poi, prima di passare la parola a voi e chiedervi quale altcoin volete vedere, voglio, in onore di un personaggio che mi fa impazzire, adesso non so se qualcuno di voi è dentro al gruppo italiano di Band Protocol, c'è un personaggio che si fa chiamare Ivo Avidold, che saluto tantissimo, che mi fa morire da ridere, manda un sacco di vocali, è un permabull di Band e mi continua a dare del povero perché io ho venduto Band in passato, ho fatto un dentro fuori molto rapido, non l'ho holdato, mi sono perso un sacco di movimento rialzista e quindi io sono povero e mi ha creato anche l'hashtag Luke Povero o qualcosa del genere. Quindi innanzitutto ti saluto Ivo, sei veramente il numero uno, mi fai spaccare da ridere, e andiamo a vedere il grafico di Band in tuo onore, in onore anche della mia povertà, che continua a fare nuovi massimi. Dopo l'aggiunta tra l'altro su Coinbase Pro ha avuto un pump mostruoso, ha fatto un higher high di nuovo anche su Bitcoin, cioè contro Bitcoin, e al momento è parabolico, quindi mi spiace ripetermi, l'ho detto, cioè lo so che l'ho detto anche quando era qua ad esempio,
Io al momento non entrerei, ma poi effettivamente anche quando era qua un po' ha ritracciato, è ritornato al cluster. Io me lo sono perso perché al momento le altcoins ho un'esposizione molto moderata, ho una politica abbastanza rigida che cerco di impormi anche nei momenti di FOMO, proprio perché sono quelli che a me fregano. Mi ricordo nel 2017 che c'era una situazione simile, io mi sono fatto prendere, sono entrato nelle altcoins, poi le ho tenute immaginandomi una continuazione per sempre dei trend che c'erano, ingolosito appunto dalla FOMO, e nel giro di in un mese di downtrend si era azzerato qualsiasi guadagno che avevano fatto quelle altcoin. Adesso magari quest'anno è diverso, magari no, non lo so, però io nel dubbio personalmente protendo di più alla protezione del capitale, quindi alla minor volatilità. Quindi Ivo diventerà sempre più ricco e io sempre più povero. No, a parte gli scherzi, si è creato una nuova area di domanda, che dovrebbe essere questa, da vedere eventualmente come la riapprocciamo, e quindi c'è una prima possibile posizione speculativa proprio basata su questo, con stop loss in caso di perdita magari di questo cluster qua, di questa area qua. Altrimenti, sì, effettivamente, se dovessimo tornare qui dentro, c'è una struttura non bellissima che poi andrebbe ad avere come target questo secondo supporto. C'è da vedere un po' come reagisce, e la perdita di quest'altro supporto, per quanto sembri molto lontana, nulla è impossibile con le altcoins, sarebbe un'effettiva inversione di struttura in quanto lower low. Ripeto, è molto lontana, non è impossibile, al momento è molto molto parabolico, quindi io rimango ancora a guardare, chi lo sa, tutto può succedere. Questi sono i livelli chiave da tenere d'occhio per un'eventuale valutazione di posizione. Andiamo avanti con le vostre domandozze. Vediamo se qualcuno di voi ha interesse in qualche altcoin, in qualcosa in particolare. Allora, Band su Coinbase Pro da lunedì, esatto. Sono curioso, tra l'altro, di vedere quale sarà la reazione di Band con il listing effettivo su Coinbase Pro. Perché sì, questo pump bellissimo, ma non vorrei che poi tutti lo dumpino lunedì. Tutto può succedere. La stablecoin USD di Binance ha ricevuto il via libera, l'ho letto questo, dall'unità di vigilanza finanziaria di New York, il che significa che le banche e le istituzioni finanziarie possono utilizzare l'asset senza alcuna ulteriore approvazione normativa. Sì, sì, assolutamente visto. BTC Dominance, andiamola a vedere, bella idea, mi piace. BTC Dominance, per vedere un po' le altcoins come si comportano. Allora, non c'è ancora segno di inversione, è ancora abbastanza ribassista come trend, e quindi insomma l'esposizione sulle altcoins è incentivata, perché effettivamente le tre medie mobili sono in configurazione ribassista da tempo, continua a segnare nuovi minimi, siamo in quella che avevamo chiamato fase 4, vi ricordate quando avevamo analizzato la alt season, e poi ci potrebbe essere la fase 5 che è moon, che dovrebbe essere più o meno la fase terminale, arriveremo veramente ai livelli della bolla del tempo delle altcoins, chi lo sa. Però insomma il prossimo supporto molto forte è proprio il 60%, che effettivamente vedete anche valenza storica, quindi ci siamo molto vicini, vediamo, magari c'è un'ultima leg up fino ad arrivare lì delle altcoins e poi un rimbalzo, tutto può succedere, vediamo. Per adesso comunque l'esposizione speculativa in altcoins ci sta, ovviamente sempre con moderazione, però ci sta. Vale la pena coprirsi con uno short su Ether? Ma secondo me no, a dire la verità, io lo vedo molto bene Ether, cioè perché shortarlo? Cioè tu dici uno short di copertura che è una sorta di take profit, però ma non lo so, sinceramente io non lo farei, anche perché anche Ether dollaro, come vedete, non accenna comunque ancora a fare strutture di inversione. Una prima struttura di inversione, se vogliamo vederla sul dollaro, potrebbe essere la perdita ad esempio dei 320, però anche qui, cioè sarebbe oddio, vedete, anche un vecchio massimo, quindi no, sì, ecco, questo potrebbe essere un primo livello sul quale fare una piccola copertura short, piccola però, perché non è comunque una situazione bearish, poi eventualmente la si potrebbe accrescere con la perdita di altri supporti, come potrebbero essere questo o questa zona, allora sì che diventa una struttura più ribassista potenzialmente, perché si perdono gli scorsi high, si rischia di fare un lower low, quello è un po' peggio, però per adesso secondo me non c'è rischio di ribasso, personale visione. Algorand, andiamolo a vedere.
Algorand, dove sei? Non ce l'ho più neanche nella watchlist. Algo BTC, eccoti. Ma non benissimo, oserei dire. Sinceramente, no, per me no. Cioè, non ci vedo motivo di andare ad acquistare una coin se non per motivi accumulativi. Se qualcuno di voi è un mega fan di Algorand e vuole investire una parte di portafoglio, sicuramente questo è un buon momento. Però speculativamente fino al recupero, qua vedo un clusterino qua che potrebbe essere interessante. Poi vabbè, c'è questo spike qua sopra. Però beh, quantomeno vorrei vedere un recupero di questa zona, idealmente anche di questa, perché vedi, è un costrutto di bottom bello, bello strong questo, altrimenti è un po' come Cardano al tempo, Stellar, tutte quelle coin lì che hanno lateralizzato un sacco senza muoversi più di tanto. Oggi ha sparato Compound, che succede? Sono le whale, il 95% degli older whale che lo dette. Tra l'altro, curioso che c'è quel clusterino lì su Compound, che volendo apre le porte a un'operatività long sull'intraday, lo sto vedendo adesso insieme a voi, chi lo sa, chi lo sa. Con target subito qua, neanche troppo lontano, questa è una prima resistenza. Si potrebbe ipotizzare una position così, cioè entry, stop loss stretto a sto punto e take profit qua. Aggressivissima, una posizione quasi da forex, oserei dire. Dunque, andiamo avanti. Piaggio, dai, basta con questo piaggio. Non so neanche se è quotata in borsa la Piaggio, probabilmente sì. Matic, andiamola a vedere, poi BAT. Allora, Matic Bitcoin. Matic, anche qua non è veramente il massimo, come grafico. Vediamolo un po' più dall'alto. Ok. Con questi pump and dump che ha fatto in passato, non lo so, non mi piace granché, perché qua arriva da un dump abbastanza marcato e adesso è in range. Quindi, boh, fino a che quantomeno non recupera questo livello, non mi piace granché. Sembra dollaro yen come andamento. Ormai adesso ho la fissa del Forex. Vabbè, niente, no, non mi dice niente. BAT, mi avete chiesto, vediamolo. Allora, BAT, pure lui senza infamia né lode, è dentro un giga range nella zona bassa, tra l'altro questo qua che è come top 3200, come bottom 1700 e non si muove granché al di fuori, quindi cioè, vorrei vederlo uscire da qua per uno spunto operativo, altrimenti non c'è granché da dire. Secondo me la bolla DeFi è bella pronta, a settembre esploderà, chi lo sa, guarda, dire quando è veramente difficile, però è bella in bocca. Cioè, c'è poco da dire, anche Cava, mamma mia, mi prendevano in giro anche per Cava perché io avevo la posizione aperta su Cava e l'ho chiusa un po' di tempo fa e ovviamente adesso spara ai massimi. Occhio, vabbè, non posso lamentarmi perché comunque ne ho chiuso una parte addirittura qua sul top e poi la restante qui dopo l'inversione di struttura. Adesso ha recuperato il range di massimo, quindi effettivamente ha assorbito il dump e non è assolutamente messa male. Però, cioè, veramente mi sembra di un'estensione pazzesca, ma anche Chainlink che questa notte ha toccato dei nuovi all time high in dollari e ha recuperato i supporti entrambi, cioè veramente pazzesca. Qua è stata una deviation, vi ricordate il concetto di deviation? Questo che è disegnato qua che sembra un dente di squalo, quando buca un supporto lateralizza un po' che quindi accumula, parlando sempre dei market maker, immaginatevi, accumulano posizioni, l'open interest sarebbe crescente e poi cominciano a quotarlo più in alto, questo è un po' il discorso, perché probabilmente c'erano tanti short, sarebbe interessante sapere quanti sono long e quanti sono short sul capitale per vedere dove c'è squilibrio. Di solito dove c'è squilibrio diventa curioso. Vi ricordate anche quel discorso che avevamo fatto sul confrontare le posizioni dei top trader con quelle retail? È un po' questo sempre il discorso. Va bene, ragazzi, che dire, io vi saluterei anche se a malincuore perché uno sguardo al grafico di argento, ci sono token che replicano Allora, guardiamo un attimo l'argento, dai, così, ho visto che qualcuno me l'ha chiesto. Dunque, argento dollaro, che di token che io sappia non ce ne sono che replicano l'argento come Pax Gold, però sicuramente è esteso, che dire. Allora, vediamo il settimanale innanzitutto.
tutto, abbiamo un uptrend bello marcato, abbiamo come zone di supporto questa innanzitutto e poi quest'altra, questa, tac, e potrebbero essere papabili entry in caso di ritracciamento. Poi basta, questo sul settimanale. Andiamo a vedere il giornaliero se ci dice qualcosina in più. Non ci dice granché, se non che c'è un clusterino qua, tac, che potrebbe essere un altro supportino, ma si trova all'interno delle due aree designate. Quindi questo è un papabile entry speculativo per l'argento, con stop loss, ma volendo qua sopra, oddio no, era bello prima, che c'era il point of control uguale più o meno a questo range, quindi questo, no, volevo cancellare, aiuto, mi sto perdendo, tac, tac, e tac, qua sotto ci potrebbe stare lo stop loss per una posizione trend follower speculativa. Io ho aperto un po' di tempo fa una posizione sull'argento, ce l'ho nel portafoglio globale assieme all'oro. Oro e argento in questo periodo ci stanno come holding, e secondo me a fine trimestre dovrò fare un bel ribilanciamento visto il pump che ha avuto. Comunque questa è un po' la situazione. Purtroppo non c'è un token tipo Pax Gold che lo traccia con la liquidità delle cripto, quindi ahimè. Ragazzi, che dire, io prima di salutarvi vi ricordo una piccola cosa. Avete presente Token Sets, no? Che vi ho detto che tra poco sarà possibile investire nella mia strategia EMA Slope, quella di cui ho fatto il video, una variante che ho fatto apposta per renderla a basso rischio, solo long, una cosa molto easy, una sorta di smart holding. Lo scopo è holdare Bitcoin durante gli uptrend e chiudere la posizione uscendo in CUSDC, quindi la stablecoin con l'interesse acquisito di Compound, che è del 10% annuo, che non è affatto male, quindi anche quando siamo fuori in stablecoin c'è questo guadagno, e chiunque può acquistare una parte, diciamo, di questo fondo decentralizzato, immaginatevelo così, è un pool di collaterale, che è una piattaforma DeFi, della quale chiunque può acquistarne una parte mettendo dentro al pool il proprio capitale, poi uscendo quando vuole. È un token a tutti gli effetti. Ecco, martedì dovrebbe andare live, quindi ve lo dico un po' così brutalmente, ma avrete le giuste notizie una volta che avrò la conferma dal team e quant'altro. Quindi sul pezzo, sul pezzo, sul pezzo, anche per quello. Ragazzi, con questo io vi saluto, vi auguro un buon weekend, una buona vacanza a chi di voi è in ferie, visto che siete tanti, divertitevi, godetevele e lasciate perdere i grafici, lasciatemelo dire, dai, tanto non scappano da nessuna parte, il treno non lo perdete, è sempre lì che vi aspetta. Bitcoin e le cripto hanno sempre qualcosa da raccontare, anche se per un po' non le guardiamo. Di nuovo buon weekend a tutti e alla prossima.